Vedete questo pedale qui? Ecco, secondo me è inutile e in questo video vi spiego perché. Si tratta di un pedale piuttosto famoso e che ha riscosso un certo successo da quello che mi è parso capire attorno a me, il Boss Synthetizer SY1, uscito qualche anno fa. È stato un pedale che ho voluto veramente un sacco fino a che a un certo punto non ho deciso di comprarmelo. E dopo averlo provato intensamente per diverse ore ho capito che, secondo me, è completamente inutile. Ma prima di spiegarvi perché vi sto dicendo questo, per chi non mi conosce, benvenuti nel mio studio e nel mio canale. Io sono Stefano Rossi, sono un insegnante di chitarra, sono il direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso cerco di salvare mia figlia dallo zucchero filato. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per dare un'occhiata ancora più nel dettaglio alle caratteristiche di questo prodotto su Thomann. So che questo video potrà far storcere il naso a tanti, soprattutto a quelli che probabilmente stanno utilizzando con molta soddisfazione questo pedale, però sentivo la necessità di darvi la mia opinione spassionata e personale. Non sempre quando facciamo degli acquisti nel mondo degli strumenti musicali siamo soddisfatti al 100% e questo per me appunto è stato uno di quei casi. Ho trovato infatti in questo pedale diverse problematiche che mi hanno portato a considerare il fatto di liberarmene, nel senso che lo metterò sicuramente in vendita in qualche portale dell'usato. A tal proposito, per chi non lo sapesse, io ho un canale Telegram che gestisco a tempo perso, dove propongo della strumentazione che non utilizzo più a chi decide appunto di iscriversi. Normalmente propongo in anteprima lì la mia strumentazione e poi la pubblico sui vari portali tipo Mercatino, tipo Subito, eccetera eccetera. E in più riservo anche un prezzo di favore per chi mi contatta attraverso il canale Telegram su tutti quanti gli articoli che metto in vendita. Quindi, se appunto non lo sapevate, si chiama Chitarra Outlet, potete trovare il link qui sotto in descrizione al video e in più, se per caso lo volete, potete anche pubblicizzare all'interno del canale i vostri annunci dell'usato scrivendomi una mail. Trovate comunque tutte quante le indicazioni proprio dentro al canale Telegram, quindi dateci un'occhiata, è completamente gratuito e a volte saltano fuori anche delle occasioni particolarmente ghiotte. Ma comunque, prima di procedere alla mia opinione, vi faccio sentire come suona e vi faccio vedere anche come funziona questo pedale. Brevissima descrizione della funzionalità. Classico pedale della Boss, per chi li conosce appunto sa quali sono anche le dimensioni. Esteticamente molto bello perché è tipo brilluccicoso, non so se si vede dall'inquadratura, però ha tipo tutti quanti i brillantini, è veramente figo da vedere. Poi la costruzione è solida come tutti quanti i pedali Boss, ci sono una serie di potenziometri che poi vi andrò a spiegare nella prova. C'è l'input e l'output mono, quindi nessuna possibilità stereo. Poi abbiamo la possibilità di collegarlo al send return e ci sono appunto un ingresso e un'uscita separate. Onestamente non so perché, non ci ho provato, però probabilmente cambia qualcosina a livello proprio di resa sonora. C'è anche la possibilità di controllare alcune delle funzionalità con un pedale d'espressione. Ecco, diciamo che per il prezzo e per essere un pedale così piccolino ha comunque una buona versatilità di utilizzo, ma vabbè, ne parliamo dopo. Sentite come suona. Inizio facendovi sentire il suono della chitarra così com'è, col pedale spento. Adesso accendo il pedale e in questo momento è selezionato il primo banco della modalità lead. Ho alzato al massimo il potenziometro relativo all'effetto e ho lasciato un po' della chitarra pulita tramite il potenziometro del direct a metà. Breve carrellata di quello che fa questo pedale. Partendo da destra abbiamo intanto il selettore del banco che desideriamo, quindi lead che servirà per un utilizzo synth solista, pad che invece serve per avere un tappeto sonoro, bass che serve per avere un qualcosa di simile a un basso, che però appunto non è che funzioni come un basso normale ma un basso sintetizzato, poi che quindi si prepone di avere degli archi sintetizzati, poi abbiamo organ che, come dice il nome, si prefigge di far suonare la chitarra come se fosse un organo sintetizzato, bell che
diciamo, dà dei filtri un po' particolari allo strumento. E poi abbiamo la modalità SFX, che ci dà dei suoni veramente molto molto strani, e la modalità Secu, che serve per avere delle sequenze che possono essere utilizzate anche ritmicamente. Invece il potenziometro variation serve per avere fino a 11 variazioni su quello che è il banco principale. Ogni variazione non è un semplice cambiamento leggero di un suono originale, ma a volte stravolge anche completamente il suono da cui siamo partiti. Poi abbiamo il potenziometro tone rate e depth, che serve per regolare qualcosa di diverso per ogni combinazione di tipologia di synth e di variation che selezioniamo. Essendo appunto diverso per ciascuna modalità, per ciascuna variation, è difficile riuscire a capire cosa fare quando vogliamo cambiare il suono in un certo modo che abbiamo in testa, ma questo ve lo dirò nelle mie considerazioni finali. Per ultimo abbiamo il potenziometro Effect e Direct, che miscela il suono completamente effettato con il suono diretto. Io ho lasciato il suono diretto leggermente presente per far sentire un po' di più l'attacco dello strumento, mentre Effect l'ho messo al massimo per farvi percepire proprio quello che è il carattere del pedale al 100%. Si evince da subito che il pedale ha un'ottima qualità sonora. E soprattutto in questa modalità, in quella lead, è molto preciso, per cui si sentono bene anche le note veloci. Ora vi faccio sentire quanto cambia in base a come modifico il tone rate. Questo lo porta a suonare così. Quindi in questo caso serve per cambiare proprio il tone, cioè il tono. Qui è un po' più acuto, qui invece è un po' più basso. Sentite come è cambiato parecchio proprio il suono. Se invece vado a modificare il depth, sentirete che funziona in una maniera un po' strana, perché qui entra in gioco una specie di filtro che... che ci sia un pedale d'espressione che viene aperto lentamente, quindi rende il suono appunto un po' diverso da come ce lo aspettiamo in una modalità del genere. Diciamo che è meno utilizzabile per fare delle sequenze veloci, sicuramente. Sentite adesso che quando metto la variation 2, cambiato un po', cioè aggiunto qualcosa sui registri medi. Metto il 3. Qua aggiunto qualcos'altro ancora, qua metto il 4. Ecco, sentite che sono tutti suoni molto diversi tra di loro. Vado avanti ancora. Ok, addirittura l'ultimo di questa sequenza. Forse è questa in realtà. No, è il penultimo di questa. No, no, era l'ultimo, però. Eccolo qua. Faccio un po' di fatica a ricordarmi come funziona il pedale, perché è un po' confusa la gestione del tutto. Anche di questo vi parlerò alla fine. Come sentite, adesso il depth si è trasformato in un pitch shifter praticamente, quindi qui vado a cambiare proprio l'intonazione di quello che faccio. E qua sentite che si ottiene un effetto come di armonizzazione di quello che faccio con la chitarra senza l'effetto praticamente. Dovrei rimuovere
il direct per sentire solo la chitarra con il pitch variato. Prima di procedere ulteriormente con la prova, vorrei ricordarvi, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e di magari mettere pure un like se vi sta piacendo questo video. Sono due gesti completamente gratuiti che però permettono al mio canale di continuare a crescere e di raggiungere sempre più appassionati al mondo chitarristico, per cui se lo farete vi ringrazio di cuore. E se volete migliorare il vostro modo di suonare, date un'occhiata al sito chitarradidattica.it, dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite e anche i miei videocorsi completi per tutte le esigenze. Se vi iscrivete alla newsletter sul sito avete anche uno sconto sui corsi, quindi approfittatene. Ma torniamo alla prova. Tutti quanti i suoni lead comunque si prepongono questo, cioè di essere utilizzati proprio come un assolo per farci degli assoli di synth. Invece i pad, questi qua, servono per ottenere appunto un certo tipo di tappeto sonoro. Quindi per esempio, e da qua possiamo appunto cambiare con altri suoni. Ecco, vi faccio vedere adesso la modalità hold a cui ho accesso se mantengo la pressione del pedale quando sto suonando. Praticamente, fino a che mantengo la pressione, il pedale mi restituisce un prolungamento del suono che ho fatto. Attenzione, mentre sto facendo questo, non posso suonare qualsiasi altra cosa perché la chitarra viene proprio silenziata completamente e quindi ha un utilizzo piuttosto settoriale. Non possiamo crearci un pad in sottofondo o qualcosa di creato con il lead in modo tale che rimanga il pedalone in sottofondo o il bodone, come viene chiamato in alcuni casi, e farci qualcosa sopra a livello melodico. Purtroppo non si può fare. Anche qua abbiamo diversi tipi di pad comunque, quindi a seconda di quello che vi piace di più, poi possiamo modificare come al solito appunto il tone rate. E il depth a seconda delle vostre esigenze, che chiaramente dovrete andare a sperimentare volta per volta per vedere cosa succede. Poi passiamo alla parte del bass, quindi qua avremo dei bassi sintetici. Se vado a tirar via per esempio in questo caso il direct, qua risuona in una maniera molto particolare, fatto così probabilmente bisogna modificare un po' il tone. E da qua magari usando le altre variation. Ecco, ce ne sono anche di particolari chiaramente qua in mezzo che... che possono appunto funzionare o meno a seconda della vostra necessità. Ecco, in questo caso, per esempio, per utilizzarlo come un basso, io preferisco sinceramente lo C5 come timbro, cioè il basso C5, l'octaver che ho già, mi piace un po' di più, non ho trovato un suono che diciamo mi convincesse tanto quanto, per cui sappiatevi regolare che se vi serve un octaver, questo fa il suo lavoro magari, però non è proprio così bello quanto lo C5, a mio parere chiaramente. Poi modalità strings. Anche qua alcune variazioni. Oppure. E
passiamo poi all'organo. Molto rock come organo questo. Anche questo è un po' rock come tipologia di organo. Ok, allora se c'è una cosa che mi piace veramente tanto di questo pedale è la qualità dei suoni. Questo penso sia il suo punto forte in assoluto, perché nessuno di questi suoni risulta cheap, cioè tutti suonano veramente molto bene, anche così dal vivo, non solo in registrazione. Hanno molto carattere come suoni, tutti quanti. Chiaro che qualcuno si lascia utilizzare un po' di più e qualcuno un po' di meno. Questa adesso è la modalità bell. Come vi dicevo, qua ci sono dei filtri che appunto... Questo è molto sparato sugli alti come tipologia di suoni. Ecco, poi appunto c'è la modalità SFX, qua ci sono i suoni più strani in assoluto. Sì, cosa ce ne facciamo di questo non lo so, ma questo è quello di prima col wah praticamente. Ecco, questo qua per esempio è un'onda quadra. Ecco, ci sono due banchi per gli SFX. Fortuna a controllare una roba del genere. E poi ci sono le sequenze, queste sono carine perché danno a volte delle idee particolari. Qua appunto abbiamo per esempio, se non ricordo male, questa qua. Poi ce n'è una variante senza questo wah tipo. No, era di qua, vediamo. Era qual era? Questa qua. Forse nel banco prima. Eccola qua, questa è carina. Qua con il rate possiamo velocizzarlo. Quindi vedete, ci si può veramente giocare un sacco. In tutto ci sono 121 suoni diversi che si controllano in maniera diversa attraverso il potenziometro, tone e rate. Un sacco di roba, veramente tanta tanta roba. E adesso che ve l'ho fatto sentire vi do le mie considerazioni finali. In soldoni, a me il suono di questo pedale piace. La resa sonora è, secondo me, il punto forte di questo pedale. I suoni synth che ho sentito sono convincenti, non tutti quanti sono utilizzabili per mio gusto, ma nessuno mi ha fatto percepire economia, ok? Cioè non stiamo parlando di suoni snaturati nel loro contesto, quindi il suono è fantastico secondo me. La prima volta che l'ho attaccato ho pensato mamma mia che bello, cioè mi sono veramente gasato sentendo il suono che aveva, ma io pensavo di riuscire a utilizzarlo in maniera un po' più approfondita. Partiamo anzitutto dalla funzionalità hold, che per quanto mi riguarda
non mi serve a nulla. Allora, capisco a cosa possa servire, perché uno suona una nota, tiene premuto e lascia lì, però, ok, perché non ci posso suonare sopra qualcos'altro? Cioè, sarebbe stato ancora più figo mantenere un suono di sottofondo e poi, ok, è scomodo perché continuo a tenere premuto il pedale, però magari potersi fare qualcos'altro sopra, quindi magari con la modalità lead o la modalità strings mi faccio il tappetone che continua e poi ci crea una melodia. Ecco, non si può fare. Peccato, gran peccato. Seconda cosa, c'è troppa roba. In un pedale così piccolo, 121 suoni diversi e che tra l'altro sono anche difficilmente collegabili tra di loro, perché all'interno anche della stessa famiglia ci sono suoni molto molto diversi tra di loro, magari utilizzabili nello stesso contesto, sì, ma con un carattere veramente molto diverso. Ecco, è difficile ricordarsi sempre quale suono utilizzare. Quindi io ce l'ho in pedaliera, ho un suono, che ne so, per un brano e poi devo cambiarlo per il brano successivo. Non posso salvare dei preset e di conseguenza devo ricordarmi bene, allora, in quale banco sono, qual è la variation, me lo devo scrivere da qualche parte. Poi, per carità, la Boss vi fornisce, è scaricabile dal sito, un manuale in cui dentro c'è anche la lista di tutti quanti i suoni, così magari vi ricordate il nome del suono, ve la cerchiate, eccetera. Però io questa cosa l'ho trovata piuttosto scomoda, perché dopo averlo provato tutto quanto, io non mi ricordavo più praticamente niente del pedale. Cioè, dopo averci passato un po' di tempo, senti qua, figo, boh, aspetta che vado a recuperare quello che ho sentito prima, e qual era? Boh, cioè, è veramente troppo vasto e poco intuitivo ricordare che cosa vi piace in un certo momento. Certo, volete usarlo con un suono, lo settate così, fine, ok. Senza contare poi che con solamente questi due potenziometri, tone, rate e depth, ogni suono cambia un sacco, quindi non è che questi funzionino sempre nello stesso modo con tutti quanti i suoni, e questo rende la cosa ancora più complicata da gestire. E qua veniamo al terzo punto dolente, ossia proprio questi potenziometri tone, rate e depth, che per ogni suono fanno qualcosa di diverso. Quindi non riesco, dopo un po' che lo utilizzo, a dire ok, aspetta che giro questo perché voglio quella cosa lì. Non ce la faccio. Non riesco a capire cosa devo fare, quando lo devo fare. È un'avventura continua nel trovare un suono se ho qualcosa in testa. Cioè, ipotizziamo il mio suono, che ne so, strings numero 4, bello, però lo vorrei, non so, con un po' meno di alti. Come faccio? Non lo so, perché se giro questa cosa non è detto che vadano giù gli alti. E allora cosa devo fare? Devo metterci in coda un equalizzatore? Devo cambiare qualche altro suono da qualche altra parte? Insomma, diventa un po' troppo incasinato per i miei gusti. Nella sostanza, perché questo pedale lo reputo inutile, nonostante sia sicuramente un pedale di qualità e che ha un suono eccezionale? Perché a me sembra che sia il pedale a suonare me e non il contrario. È una sensazione molto strana, forse perché questo pedale si avvicina talmente tanto al mondo delle tastiere e quindi dei synth da farmi pensare che probabilmente è quel tipo di approccio che io non sono abituato ad avere. Io sono abituato ad avere la chitarra, l'amplificatore o il modeler, insomma quello che è, e avere qualcosa in testa e poi trasferirlo e farlo diventare musica. O magari partire da un suono che non conosco bene, però poi riuscire a modificarlo quel suono in maniera tale da renderlo, diciamo, adatto a quello che devo fare. Qui invece mi sembra che i suoni che riesco ad ottenere siano la base per qualcos'altro. Cioè, bisogna adattare tutto il resto al suono, non il contrario. E la cosa a me, sinceramente, non è utile per quello che devo fare. Quindi, nonostante io lo consideri un pedale di qualità, per me, appunto, è un pedale che non ha utilità nel mio modo di suonare e nella mia concezione, in questo preciso istante, chiaramente, del voler fare musica. Mi ha fatto venire un sacco di voglia, data la qualità sonora che ha, di provare invece i fratelli maggiori, che costano veramente molto di più e che vi lascio anche qua sotto in descrizione così ci date un'occhiata. Però se quei sistemi dovessero avere dei controlli, magari attraverso dei software, perché questo non è attaccabile a nulla, dicevo, se avessero dei controlli più approfonditi su determinati parametri, potrebbero essere quello che stavo cercando per avere la possibilità di aggiungere questi suoni proprio a ciò che faccio normalmente con la chitarra. Quindi
Vedrò, insomma, potrebbe essere che faccia un investimento in quel senso, potrebbe anche essere di no. Nel frattempo, questo sicuramente finirà nei mercatini vari ed eventuali. Quindi, se per caso siete interessati, iscrivetevi al mio canale Telegram, appunto, Chitarra Outlet, perché è probabile, appunto, che ci finirà. E normalmente quello che inserisco in quel canale va via piuttosto velocemente, quindi se ancora non l'avete fatto, fatelo e prendeteci dentro, perché chiaramente farò un prezzo molto molto basso per quelli che ne vorranno approfittare. Secondo voi ho ragione o ho torto? Sono aperto a qualsiasi commento a riguardo, li potete fare qui sotto come di consueto. Fatemi sapere, mi raccomando, la vostra opinione a riguardo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!